Buonasera, benvenuti al primo degli incontri Web Cardio Talks 2020, fatti da Ceva in collaborazione con Unisvet, che ringrazio per la partecipazione a questi eventi. Prima di presentarvi il relatore di questa sera, ovvero il professor Roberto Santilli, che ci parlerà delle tecniche ecocardiografiche avanzate per lo studio delle patologie del ventricolo destro, desidero darvi qualche informazione sull'evento e sulle modalità di interazione. In primis avete nel vostro schermo la possibilità di chat. La chat vi dà la possibilità di comunicare con i moderatori, che siamo io, che sono Alessia Crippa, Marketing Manager del range cardio nefroipertensione di Ceva Salute Animale, e il mio collega Daniele Domeniconi, il Digital Manager di Ceva, che ringrazio per la collaborazione. Quindi con la chat scriveteci pure qualsiasi problematica tecnica doveste avere con il portale. E invece la sessione Q&A vi permette di postare sin dall'inizio della relazione e dall'inizio dell'evento le domande che al termine della relazione stessa porremmo al professor Santilli. Per quanto riguarda invece questa serie di eventi, grazie per la vostra partecipazione di questa sera e subito da domani riceverete una survey di gradimento su questo primo incontro e un attestato di partecipazione compilabile con il vostro nome che potrete eventualmente stampare. E quindi successivamente i link di partecipazione e di registrazione al secondo e poi al terzo incontro che avremo a novembre e a dicembre. Non mi resta con piacere che presentare il nostro relatore di questa sera. Roberto Santilli si è laureato a Milano, ha conseguito il diploma del College Europeo di Medicina Interna Veterinaria con specializzazione chiaramente cardiologia, ha completato un master in elettrofisiologia ed elettrostimolazione elettrica cardiaca presso l'Università di Medicina dell'Insubria di Varese e quindi un dottorato di ricerca presso l'Università di Torino alla Facoltà di Medicina Interna Veterinaria. Dirige dipartimenti di cardiologia della Clinica Veterinaria Malpensa a Samarate dell'Ospedale Veterinario Portoni Rossi a Bologna. Inoltre dal 2014 è professore aggiunto di cardiologia presso il College di Medicina Veterinaria della Cornell University a New York, dove codirige anche il laboratorio di elettrofisiologia cardiaca. È autore di numerose pubblicazioni su riviste referenziate di diversi libri di cardiologia, tra cui Electrocardiography of the Dog and the Cat, che oggi è tradotto in ben 7 lingue. Le sue principali attività di ricerca comprendono la diagnosi e il trattamento delle aritmie nei cani e nei gatti. Lascio quindi la parola e ringrazio il professor Santilli per la partecipazione di questa sera e non solo, e attendo le vostre domande per porle al nostro relatore al termine della lecture. Buon webinar a tutti. Grazie Alessia, buonasera a tutti. Come vi ha spiegato la collega, questa sera parleremo di ventricolo destro. Cercheremo di analizzare diversi aspetti, partendo da alcuni cenni di embriologia per capire bene la contrazione del ventricolo destro e l'interazione tra ventricolo destro e ventricolo sinistro. Parleremo di fisiopatologia del ventricolo destro e anche come si valuta la funzione, la disfunzione ventricolare. Poi ci concentreremo sulle principali patologie del ventricolo destro, che sono i sovraccarichi pressori con le diverse cause, come l'ipertensione polmonare o la stenosi o le varie patologie ostruttive del tratto di efflusso e della valvola polmonare. Poi parleremo del sovraccarico volumetrico del ventricolo destro, in particolar modo della displasia della tricuspide, poi delle forme aritmiche, tra cui ovviamente l'aritmogena del ventricolo destro. Per quanto riguarda l'embriologia, come vedete da questo disegno, sapete che il cuore, si forma a partire da un tubo primordiale e qui vedete i diversi colori, quindi l'azzurro che è il truncus, il bulbus cordis e il truncus arteriosus, da cui poi derivano
la formazione dell'aorta e degli archi della polmonare. Poi avete questo verde chiaro che è la parte trabeculata perché darà luogo poi al ventricolo destro, poi questa parte gialla è l'atrio e poi il seno venoso che sono gli accessi venosi sia destri che sinistri. Vedete poi come si sviluppa nel tempo. Se ci concentriamo sul ventricolo destro, abbiamo che la parte verde darà luogo a tutta la porzione dei ventricoli, sia destro che sinistro, e poi avete questa parte azzurro chiaro che darà luogo invece alla parte conotruncale del ventricolo destro fino alla sua uscita attraverso l'arteria polmonare. È importante ricordare, quando studiamo il cuore, questo è un vecchio filmato del collega Thorne Wasp, che ha dimostrato che il ventricolo destro e il ventricolo sinistro, se voi riuscite a dissezionarli con particolari tecniche, in realtà sono completamente uniti tra di loro fino a formare una vera e propria banda miocardica elicoidale. E qui vedete l'esempio. Se lo guardiamo nel disegno, potete vedere che c'è, una volta che viene srotolato e sono tutte le fibre tra loro unite, avete una componente che è il segmento destro, il segmento sinistro, la porzione discendente, il segmento discendente e poi il segmento ascendente. Quindi la cosa importante da iniziare a pensare a partire da adesso è che ventricolo destro e ventricolo sinistro sono un'unica unità funzionale e che la loro interazione è molto molto importante sia durante la normale fisiologia ventricolare che durante patologie di vario tipo. Infatti, questo studio ha dimostrato che durante ipertensione arteriosa sistemica, quindi a carico del distretto sistemico, si creano delle alterazioni strutturali a mano che passano le settimane di ipertensione, che sono identiche sia nel ventricolo sinistro in alto che nel ventricolo destro. Quindi, ovviamente, il ventricolo destro non è sottoposto in questo caso a aumenti pressori, ma lo stesso si trasforma e ha presente un coinvolgimento molto simile a quello del ventricolo sinistro. Questa è una delle tante testimonianze dell'importante interrelazione tra i due ventricoli. L'anatomia del ventricolo destro, come sapete, è triangolare e con un aspetto, diciamo, con una zona di afflusso, che è questa, dove vedete i lembi della tricuspide e i muscoli papillari. Avete poi l'apice del ventricolo destro con tutte le diverse trabecole carne, che vedremo che poi si continua in quest'area in stretto contatto col ventricolo sinistro, che è diciamo, una struttura muscolare detta anche banda settale, e poi avete il tratto che abbiamo visto che si formava da un segmento diverso del tubo primitivo, che è il vero e proprio tratto di efflusso. Vedremo adesso come sono distribuite le fibre per far sì che ci sia afflusso ed efflusso. Quindi, ancora guardando l'anatomia, questo è l'afflusso, l'inlet, dove trovate la valvola tricuspide e i muscoli papillari. Avete poi la porzione apicale con miocardio trabeculato che si continua con la banda settale e poi avete l'outlet o l'infundibolo che è tutto miocardio liscio ed è importante che tutte queste trabecole carne si continuano poi con questa banda settale. E qui la vedete nel dettaglio, sempre diciamo, l'uscita dell'arteria polmonare, miocardio liscio del tratto di efflusso, questa è la cresta sopraventricolare che è importante nella differenziazione dei difetti del setto interventricolare e questa è proprio la banda settale che è la continuazione delle trabecolature dell'apice e che mette in diretto contatto l'apice con il tratto di efflusso. Vedete la forma che è importante? Qui quando li mettiamo, abbiamo visto con lo studio di Thorne Wasp come sono tra di loro arrotolati, ma la cosa importante, vedete che questo aspetto triangolare del ventricolo destro con la tricuspide posta a questo livello, qui c'è l'apice, qui c'è il tratto di efflusso, che sono poste più o meno allo stesso piano e abbracciano il ventricolo sinistro. Vedrete che questo è particolarmente importante al fine poi della contrazione cardiaca.
Arriviamo alla conformazione del muscolo cardiaco, in modo particolare di quello del ventricolo destro. Qui abbiamo uno strato superficiale che sono fibre oblique e uno strato profondo che sono fibre invece disposte longitudinalmente. La cosa importante è che c'è una predominanza di fibre longitudinali. Questo serve a spingere la contrazione cardiaca per spingere il sangue verso la base dove c'è appunto l'arteria polmonare. La cosa importante è che in condizioni normali manca lo strato medio, che vedremo invece che è una componente molto importante in caso di ipertensione polmonare o di patologie anche neonatali con sovraccarico pressorio. Viene a comparire questo strato medio che hanno un orientamento circonferenziale. Questo è un dato estremamente importante perché soprattutto vedremo quando adesso andremo a studiare il ventricolo destro, noi ci concentriamo prevalentemente su misure dello strain longitudinale o del TAPSE che è sempre longitudinale, eccetera, mentre l'orientamento circonferenziale, che come dice questo studio, è estremamente importante nei pazienti con ipertensione polmonare perché appunto si ha la comparsa dello strato medio che dà un aiuto all'espulsione di sangue contro l'aumento pressorio in modo appunto stimolando lo strato medio che dà appunto una contrazione di tipo circonferenziale. E questo è molto importante, come vedete con la linea rossa ha un'altissima importanza nella contrazione cardiaca in corso di patologie del ventricolo destro. Un'altra cosa molto importante è la sequenza di contrazione. Questo è un dato che fa capire come il sangue viene spinto dall'afflusso all'efflusso. Sono in sequenza, avete l'1, il 2, poi avete il 3, quindi si parte dall'afflusso fino all'efflusso e vedete, ci possono essere nell'uomo fino da 20 a 50 millisecondi di differenza tra quando si contrae l'inlet a quando si contrae l'outlet. Questo serve, visto che ha questo aspetto triangolare, a spingere il sangue dall'afflusso all'efflusso. Una cosa importante che è stato dimostrato è che il flusso del sangue tende a circuitare la zona apicale. Quindi la zona apicale ovviamente serve perché abbiamo visto che l'accorciamento in condizioni fisiologiche normali della componente longitudinale spinge il sangue direttamente dall'afflusso all'efflusso, quindi la contribuzione dell'apice è solo a, diciamo, mantenere l'eiezione, ma non c'è un ricircolo importante durante la sistole in questa zona del cuore. Vediamo i meccanismi di contrazione del ventricolo destro, quindi c'è un movimento verso l'interno della parete libera e questo è il cosiddetto effetto mantice. Si contraggono le fibre longitudinali e quindi portano l'apice verso, quindi l'anulo stricuspidale che si avvicinano. Poi c'è un'importante trazione, questa è la vera interazione tra i ventricoli, c'è una trazione della parete libera nei punti di attacco quando si contrae il ventricolo sinistro. Importante è che nel ventricolo destro la rotazione e torsione, che sono invece una componente contrattile importantissima per il ventricolo sinistro, non lo è per il ventricolo destro. L'altra cosa importante è che il ventricolo sinistro ha una più ampia superficie rispetto al volume che occupa, e quindi c'è un minor movimento verso l'interno, quindi c'è una minor contrazione trasversale o circonferenziale in condizioni fisiologiche, cosa che, come vi ho detto prima, invece aumenta in condizioni patologiche. Vediamo come risponde dal punto di vista fisiopatologico il ventricolo destro. Sappiamo che lavora verso un letto polmonare a bassa resistenza e molto distensibile. Per cui cosa succede? Se guardate la curva pressione-volume del ventricolo sinistro e del ventricolo destro, in condizioni normali il ventricolo destro è molto compliante e poi diciamo che spinge ad una bassa pressione, quindi ampio volume, bassa pressione. Questo fa sì che quando si altera il post carico, quindi immaginiamoci una trombosi acuta versus una trombosi cronica,
le alterazioni della pressione e volume sono imponenti, quindi in un fatto acuto il ventricolo destro risulta molto rigido e incapace di far fronte all'aumento improvviso del poscarico, mentre in condizioni croniche, proprio per l'aumento dello strato medio e la formazione quindi di fibre circonferenziali, riesce a far fronte ad alte pressioni e quindi la curva pressione-volume si sovrappone a quella del ventricolo sinistro. L'altra cosa importante è che il picco di pressione del ventricolo destro è un picco piuttosto prematuro, ancora una volta perché la pressione in arteria polmonare è molto bassa, poi cade improvvisamente e c'è un certo periodo che si chiama anche periodo di Hangout, dove permane un flusso tra ventricolo destro e arteria polmonare, cioè una sorta di gradiente negativo. Questo periodo di Hangout è soprattutto evidente durante le fasi, diciamo, della telesistole, quando abbiamo l'abbassamento progressivo della pressione anche in arteria polmonare. Quindi abbiamo detto che il ventricolo destro è molto sensibile alle variazioni di poscarico, lo vedete a questo punto, a mano che aumenta il poscarico, guardate come crolla la gittata del ventricolo destro, mentre vedete che la gittata del ventricolo sinistro crolla più lentamente. C'è un'enorme differenza tra la risposta all'aumento del poscarico nella fase neonatale rispetto a quelli diciamo, durante la vita normale. Quindi immaginatevi un cane come in questo caso, è un cane con un'ipertensione polmonare neonatale, un ampio shunt, avete la permanenza di un'ipertrofia concentrica importante e vedete che il cuore destro non va incontro a quello che noi chiamiamo afterload mismatch. In corso invece di un'ipertensione polmonare acquisita, spessissimo in assenza di shunt, si comincia a dilatare sia l'atrio destro che il ventricolo destro e si va incontro a una disfunzione contrattile collegata proprio all'aumento progressivo del poscarico. Ovvio che più è cronico e più riesce a reagire, ma poi arriva un punto, sempre della legge di Starling, dove va incontro a insufficienza congestizia. Questo studio ha dimostrato che il ventricolo destro si rimodella in corso di ipertensione polmonare fino al raggiungimento poi dell'insufficienza cardiaca. Inizialmente, quando non c'è insufficienza cardiaca destra, anche se è cronico, vedete questa linea rossa, viene a formare una curva pressione-volume molto simile a quella del ventricolo sinistro. In condizioni di insufficienza cardiaca congestizia, invece, la curva pressione-volume, come potete vedere, si amplia moltissimo. E si viene a creare anche quella che è un'alterazione della compliance o comunque della stiffness miocardica e quindi si alza notevolmente la pressione anche durante la fase diastolica. Vedete, questi sono pazienti senza ipertensione polmonare, senza insufficienza cardiaca e con insufficienza cardiaca. Vedete che il peso del cuore, quindi l'entità dell'ipertrofia aumenta con l'insorgenza dell'insufficienza cardiaca, perché continuiamo ad avere un'ipertrofia, in questo caso eccentrica, e qui vedete che la fibrosi aumenta con l'insufficienza cardiaca, ma un dato molto importante per tutti noi che curiamo pazienti con insufficienza cardiaca destra, quindi secondaria a ipertensione polmonare nella maggior parte dei casi, vedete come aumenta l'aldosterone, quindi questo iperaldosteronismo che è classico durante le asciti cardiogene in questi pazienti, è infatti, come tutti sappiamo, è uno dei casi in cui lo spironolattone, per i suoi effetti anticortisonici, soprattutto antialdosteronici, assume un ruolo importante. Un altro dato di fisiopatologia importante è il cosiddetto effetto Wareheim. Questo effetto è dovuto all'interazione tra i ventricoli. Vedete che in condizioni normali, quando avete il ventricolo sinistro che è in stato congestizio, può causare una insufficienza cardiaca destra legato proprio all'interdipendenza tra i due ventricoli. Il reverse Wareheim effect invece avviene quando è il cuore destro ad essere sovraccaricato, soprattutto in modo misto, sia pressorio che volumetrico, e riduce il riempimento sinistro. Qui l'interdipendenza sistolica è data prevalentemente dal setto interventricolare, quindi è la maggior parte della pressione del ventricolo destro è generata proprio dalla contrazione del ventricolo sinistro, per cui l'interdipendenza durante la sistole dipende dal setto ed è stata dimostrata anche togliendo praticamente
il ventricolo destro emettendo un patch fibroso si riesce lo stesso a mantenere un'adeguata circolazione polmonare grazie all'interazione col ventricolo sinistro. Viceversa, l'interdipendenza diastolica è data prevalentemente dal pericardio e dal setto interventricolare, ma è proprio l'interazione data, quindi che sono entrambi i ventricoli all'interno di un sacco pericardico comune. Quindi queste sono le due differenze. Vediamo alcuni esempi di Bahrain. Questo è un paziente dell'effetto Bahrain, è un paziente con un PDA. Vi sarà capitato di vedere PDA con ipertensione, scusate, senza ipertensione polmonare ma con ascite. Guardate il ventricolo destro che sembra normale, andate a misurare il rigurgito tricuspidale, c'è una lieve ipertensione tipo 2 legata all'insufficienza cardiaca sinistra, ma abbiamo imponenti ascite che poi scompaiono dopo trattamento del PDA. Questo è dovuto al fatto proprio della interazione tra i due ventricoli che l'insufficienza sinistra può causare anche insufficienza destra. Lo stesso può succedere, ad esempio, in un paziente come questo, in cui ha un PDA complicato, anche in questo caso, e cosa succede? Abbiamo una congestione del grande, del piccolo, scusate, del ciclo polmonare che vi porta ad avere anche in questo caso, vedete il ventricolo sinistro è piccolo e anche in questo caso di PDA abbiamo una grave insufficienza cardiaca congestizia destra. Quando abbiamo diciamo una presenza di ipertensione polmonare, eccetera, e aumento acuto del postcarico, si creano anche, adesso li andremo a vedere, dei fenomeni di asincronia e disomogeneità di tipo regionale. Vedete, questo è lo strain longitudinale del ventricolo destro, quindi durante il picco di strain, vedete che i vari segmenti qui segnalati sono tutti, non raggiungono la sincronia di contrazione. Questo è un indice importante. Vediamo adesso i parametri di funzione sistolica e i parametri eventuali di disfunzione o funzione diastolica del ventricolo destro. Per quanto riguarda l'uomo, esistono delle linee guida su come studiare il ventricolo destro. Noi prevalentemente possiamo considerare, vedete, quando facciamo la quattro camere da sinistra, che è dove maggiormente studiamo il ventricolo destro, guardiamo prevalentemente la parete laterale, che è questa blu. Quando invece facciamo sempre da destra, in questo caso la tre camere dell'aorta, guardiamo prevalentemente l'infundibolo del ventricolo destro. Quando facciamo invece la parasternale destra asse corto, vedete, vediamo tutti i segmenti del ventricolo destro. Qui avete la porzione inferiore, che poi andando verso la base troverete anche qui la tricuspide, qua la parete laterale, poi vi spingete qui anteriormente, poi finirà qui nell'arteria polmonare. Quindi avete la segmentazione del ventricolo destro è molto simile in questo caso a quella dell'uomo e quindi può essere classificata, soprattutto se trovate lesioni della parete anteriore che noi chiamiamo spesso dell'infundibolo. Come si misura il TAPSE? Questo è abbastanza, diciamo, chiaro per tutti. Si fa la parasternale sinistra asse lungo del ventricolo destro ottimizzata per studiare l'afflusso del ventricolo destro e la tricuspide e si mette l'M-MOD che deve essere, diciamo, il più perpendicolare, cioè il più parallelo possibile alla parete laterale del ventricolo destro e ottenete questo movimento dell'annulus della mitrale misurate a livello, diciamo, di tra l'apice e la zona, diciamo, basale e l'annulus stesso quando è durante la fase diastolica. Quindi qui si ha lo spostamento dell'annulus tricuspidale verso l'apice cardiaco. È importante però ricordarsi che dipende dalle condizioni di carico e dall'angolo, è anche invece indipendente dalla geometria. Studia prevalentemente l'accorciamento longitudinale ed è un marker importante. È stato dimostrato che è
strettamente correlato al peso corporeo, per cui vi farò vedere, ma l'avete preso già molti di voi, la tabella del classico studio di Skansen, dove sono stati messi in correlazione al peso tutti i parametri di funzione ventricolare destra. Esiste questo studio che io vi consiglio di leggere, di utilizzare. Viene fatto un rapporto tra il TAPSE e il diametro aortico, e questo è importante perché questo rapporto deve essere intorno a 0. Deve essere, diciamo, maggiore a 0,65 in tutti i cani sani, mentre a mano che si sviluppano alterazioni del poscarico del ventricolo destro, si hanno delle relazioni negative, vuol dire più la velocità sale e più lui diventa meno di 0,65. È anche positivamente correlato all'aorta atrio sinistro ed è molto sensibile nei pazienti con ipertensione polmonare tipo 2 da insufficienza mitralica complicata poi appunto dall'ipertensione polmonare. Per quanto riguarda un'altra misura nuova di qualche anno fa, che anche questa è molto importante da fare, soprattutto vedremo nei pazienti con malattia del ventricolo destro, è la frazione di accorciamento del tratto di efflusso. Vedete, siete in parasternale destra asse corto, vedete l'aorta, l'atrio sinistro, e qui dovete stare a livello proprio della porzione, tra la porzione laterale e la porzione anteriore, quindi il tratto di efflusso, e mettete l'M-MOD e misurate proprio come se fosse la frazione di accorciamento del ventricolo sinistro, ma maggiore, meno minore, fratto maggiore, e in condizioni normali, vedete, deve stare da 45 a 50%. Questo è in condizioni normali. Ovvio che anche questo dipende dalle condizioni di carico, ma se avete un'assenza di ipertensione polmonare o di stenosi della polmonare, risulta diagnostico per disfunzione contrattile, in modo particolare nell'aritmogena del ventricolo destro. Noi lo stiamo usando in questo gruppo di pazienti e è assolutamente molto sensibile. Vedete che è anche correlato negativamente con la velocità della tricuspide. Ovviamente, a mano che aumenta il poscarico, si riduce la frazione di accorciamento del tratto di efflusso. Questo è un parametro, come la maggior parte dei parametri che vi sto elencando, che dipende dalle condizioni, in particolare di poscarico. Questa è un'altra misura che noi facciamo comunemente, sempre diciamo, messa in campo dal gruppo di Skansen, è un surrogato della frazione di eiezione del ventricolo destro. Ricordiamoci che stiamo solo considerando l'afflusso e l'apice, perché qui c'è l'apice, qui c'è l'afflusso, non stiamo ovviamente considerando l'efflusso, ricordandoci la forma che vi ho fatto vedere del ventricolo destro. Si prende la massima area in diastole e in sistole e si fa il rapporto. È angolo indipendente. La cosa importante è che questa, soprattutto in patologia, in caso di patologie dove abbiamo detto che aumenta lo strato medio, vi misura anche i piani radiali e quindi la contrazione circonferenziale, che, come vi ho detto, da studi fatti in umana, è quella che maggiormente riesce a sopperire alle gravissime alterazioni del poscarico e quindi riesce a mantenere adeguata la gittata nonostante l'aumento del poscarico. Il problema qual è? Che necessita di immagini di altissima qualità, perché deve essere preso bene sia in diastole che in sistole l'apice cardiaco, altrimenti non è efficace. L'altra misura assolutamente angolo dipendente, ma che può essere utile, anche questa collegata alle condizioni di carico, è prendere il Doppler tissutale, prendere l'onda sistolica o S', sempre a livello di annulus. Si prende questa la massima ampiezza ottenibile e poi vi farò vedere la tabella, che anche questa, diciamo, diminuisce, aumenta a secondo dell'aumento o la riduzione delle condizioni di carico. Arriviamo allo strain, che soprattutto per il ventricolo destro, sia strain che strain rate risultano particolarmente utili. Qui è quello che bisogna fare, per chi ce l'ha, dovete usare o il Philips o il GE o il Toshiba, che sono quelli diciamo più attendibili. Viene fatta praticamente una forma segmentaria che coinvolge tutta la parete laterale del ventricolo destro e dovete ovviamente stare molto attenti di includere tutti gli speckle della parete libero laterale del ventricolo destro.
Lo strain praticamente è la percentuale di modificazione della lunghezza e viene calcolato su tre segmenti che sono il basale, medio, apicale e poi si ottiene il globale. Vedete, si sincronizza qui con la parete libera del ventricolo destro o il parete laterale, si prende il picco di strain, si guarda anche che i tre segmenti siano sincroni e non asincroni, come abbiamo visto che in alcune ipertensioni polmonari succede, e poi si prende questa linea punteggiata che è lo strain globale, che di solito si aggira su queste diciamo, percentuali intorno al 30% in condizioni normali. Anche prima di tutto ci vuole un'ottima visualizzazione della parete libera del ventricolo destro in modo assoluto e poi ci vuole fare molta attenzione perché qui spesso c'è l'aria dei polmoni che può far sì che in alcune fasi non viene presa bene. Dopodiché, anche questo dipende dalle condizioni di carico ed è angolo indipendente, perché noi usiamo lo speckle tracking, che è diverso da altri tipi di strain, magari che utilizzavano altre metodiche. Lo strain rate, che è la deformazione nell'unità di tempo, è meno dipendente dalle condizioni di carico. Questo è un parametro molto importante da utilizzare quando sospettate un afterload mismatch, sia in corso di stenosi della polmonare scompensata o in corso di ipertensioni polmonari. E oppure vi dà delle idee globali di contrattilità anche nelle disfunzioni sistoliche legate alle malattie del miocardio ventricolare destro. Si prende anche in questo caso il picco sistolico globale e di solito si aggira, vedremo adesso le misure, ma intorno a queste unità. Questa è la tabella che vi consiglio di stampare e tenere a portata di mano perché vi dà a secondo del peso, a meno che per il TAP se vogliate usare il rapporto con l'aorta maggiore di 0,65, però vedete nelle diverse categorie di peso vi dà i range per il TAPSE, la fraction area change che vedete che va da un 50 a un 70 a secondo dei pesi, l'S' che va da un 5 a un 27 come idea. Lo strain, vedete che è circa massimo del 40% e un minimo intorno al 20%, e lo strain rate che va da 1 a massimo 7 al secondo. Quindi queste sono la tabella che dovete considerare come diciamo, punto di riferimento. L'ultima parte di metodica nel normale, poi passiamo al patologico, saranno delle nuove metodiche che si possono fare per chi utilizza la metodica 3D e 4D, è la valutazione volumetrica del ventricolo destro. Anche per il ventricolo destro, scusate, noi la facciamo già per il ventricolo sinistro e stiamo adesso iniziando da qualche tempo a farla anche per il ventricolo destro, bisogna far sì che la macchina riconosca le tre proiezioni nello spazio, vedete questa che è una sorta di due camere, questa che è anche cioè una quattro camere, in realtà questa è una due camere, questa dovrebbe essere quella che viene chiamata tre camere, ma in realtà si riferisce più questo al ventricolo sinistro. Per il ventricolo destro bisogna prendere queste tre proiezioni e si ottengono girando la sonda esattamente come la si fa quando si fa la due camere, tre camere, quattro camere per il ventricolo sinistro. Quello che ne esce è poi la formazione di un cast di questo tipo dove avete l'afflusso, l'apice e l'efflusso e potete avere quindi un'idea volumetrica del ventricolo di destra. Potete misurare il volume telediastolico e anche il volume telesistolico e quindi avere una sorta di frazione di eiezione. Questa è stata poi confrontata anche a parametri, diciamo, di risonanza magnetica e è risultata leggermente. Sottostima leggermente la ecocardiografia 3D rispetto a quella misurata con la risonanza magnetica e anche la correlazione che si ottiene con la transesofagea e sempre la risonanza magnetica. Per cui il problema è che la geometria del ventricolo destro è complessa, per questo che si creano delle diversità di volumi calcolati sia in transtoracica che in transesofagia confrontati alla risonanza magnetica, ma sicuramente potremo migliorare in questo campo.
Per quanto riguarda, guardate alcuni cenni in umana, adesso noi ci stiamo lavorando per ottenere immagini, ma guardate che tipo di idea vi può dare in condizioni normali, in condizioni ad esempio di ipertensione polmonare, potete avere un'idea molto più, diciamo, tridimensionale di come il ventricolo destro si dilata, di come si contrae, di quanto si svuota con tutti i parametri che si possono ottenere. Da ultimo abbiamo, per quanto riguarda la funzione diastolica, possiamo solo ottenere il flusso transtricuspidale, che in parte vi può dare un'idea delle pressioni di riempimento, ma molto più semplicemente è le misure dell'atrio destro che vengono fatte da questa proiezione che di solito usiamo per prendere vena arteria. Vi viene l'atrio destro massimo, potete fare quindi l'area, i diametri massimi. E poi potete, in questa misura fatta da Abbott, potete eventualmente prendere anche alcuni diametri del ventricolo destro. Sono misure molto, molto, diciamo, difficili da ottenere, ma noi usiamo questa dell'atrio destro che invece è piuttosto semplice. Un'altra idea sempre sulla funzione diastolica, adesso è uscito questo nuovo lavoro da poco nei cani normali che vi permette di studiare il flusso delle vene epatiche, che è esattamente come quello delle vene polmonari, avete la S che è la componente diciamo, durante la sistole ventricolare, il riempimento dell'atrio destro, poi avete lo svuotamento rapido che è la D che corrisponde alla E del flusso transtricuspidale e poi vedete che c'è la piccola A che è la contrazione atriale e quindi in base a queste sono le misure in base al peso potete avere anche un'idea di come il ventricolo, l'atrio destro si riempie e si svuota e vi dà un'idea indiretta sulla funzione diastolica del ventricolo destro. Da ultimo, molti di voi sono a conoscenza della presenza dell'onda presistolica. Durante la contrazione atriale, l'atrio destro spinge il sangue nel ventricolo destro, che in questo caso è rigido, e quindi si crea un movimento anterograda verso la polmonare che crea questa onda presistolica. Questo è proprio un indice di una fisiologia restrittiva del ventricolo destro. Adesso passiamo a valutare le diverse patologie. Quindi, in condizioni normali, vedete, il ventricolo destro sappiamo che è tutto un terzo rispetto al ventricolo sinistro, sia di diametri che di spessori. Vedete come i segmenti del ventricolo destro raggiungono un picco di solito a meno 30%, uno strain globale come questo, e la curva pressione-volume è tendenzialmente nel molto volume, bassa pressione. Questo è un ventricolo destro normale anche dal punto di vista istologico. Vediamo cosa succede nel sovraccarico pressorio di diverso tipo, in acuto e in cronico. Sicuramente si sviluppa ipertrofia concentrica, abbiamo visto che si sviluppa tanta fibrosi con rallentamento della conduzione. Si creano alterazioni carico-indotte dello strain, quindi lo strain diminuisce e diventa anche asincrono, vedete che i segmenti non sono più sincroni, e la curva pressione-volume si trasforma in quella del ventricolo sinistro. Fate attenzione, questa in forme croniche di sovraccarico pressorio. In forme acute di sovraccarico pressorio, spesso il ventricolo destro non riesce a mantenere le condizioni di carico perché non ha sufficiente ipertrofia dello strato medio. Qui abbiamo alcuni esempi di un'ipertensione polmonare in un PDA non trattato, quindi un tipo 1, quindi vedete, che il ventricolo destro presenta una gravissima, disfunzione sistolica, è già evidente a quest in queste, diciamo, immagini. Vedete anche in queste immagini, se già ci immaginiamo il calcolo dell'area fractional change. Avete praticamente il TAPSE ridotto, ovviamente, perché le condizioni di carico sono estremamente aumentate e in questo caso vedremo anche che si è ridotta la componente contrattile. E qui vedete quello che succede in condizioni di TAPSE in corso di ipertensione polmonare lieve, vedete che entra quasi nella normalità, quando avete un'ipertensione grave, il puntino rosso, vedete come scende. Abbiamo detto, il TAPSE dipende dalle condizioni di carico, lo vedete nelle stenosi polmonari, lo trovate ridotto, vi sembra che ci sia disfunzione sistolica, appena aprite la valvola il TAPSE torna normale. Quindi ricordiamoci che è vero che è anche un parametro di funzione sistolica, ma è molto molto carico dipendente.
Guardate adesso cosa succede con diciamo lo strain e lo strain rate. Cominciamo ad avere innanzitutto una riduzione al carico dei diversi segmenti. Guardate lo strain com'è diverso nei diversi segmenti e com'è ritardato e raggiunge valori scarsamente, diciamo che superano il 10%. Quindi questo anche qui abbiamo detto che dipende dalle condizioni di carico, ma lo strain rate, quindi col picco di strain, che a questo livello, che è bassissimo, è meno di 1, questo ci indica che c'è veramente, oltre che a un aumento del post-carico, c'è la fibrosi e la presenza di uno shunt di piccole dimensioni ha fatto sì che questo cuore si sia scompensato. Per quanto riguarda la misura dello strain, è stato dimostrato da questo lavoro, anche se non usava lo speckle tracking, ma usava il metodo usato da Esaote, però in ogni caso vi faceva vedere che sia lo strain diminuisce con l'aumento della gravità dell'ipertensione polmonare, mentre lo strain rate meno. Quindi è un'ennesima prova che lo strain rate è meno carico dipendente. Vediamo l'ipertensione tipo 2, quindi quando è secondaria a un'insufficienza cardiaca sinistra, soprattutto nei mitralici lo vediamo. Qui le misure classiche per vedere il ventricolo destro sia in parasternale destra che in parasternale sinistra, qui è ottimizzata. Cosa succede in questo caso? Solitamente avete l'aumento del post-carico aumentato anche a un aumento del pre-carico, quindi di solito il TAPSE risulta da normale aumentato, l'S' risulta da normale aumentato. Vedete che nonostante ci sia ipertensione, lo strain è uno strain normale ad aumentato con tutti i segmenti sincroni e lo stesso è lo strain rate che vi mostra la presenza di una normale contrattilità. Quindi a parità di gradiente tricuspidale, l'aggiunta di queste metodiche diagnostiche vi permette di andare a studiare in più in dettaglio come la funzione contrattile del ventricolo destro viene mantenuta o viene persa. Questa è un'ipertensione invece tipo 4. L'ipertensione tipo 4 è prevalentemente tromboembolismo. Ricordiamoci che dobbiamo differenziare, l'abbiamo visto nella fisiopatologia, il ventricolo destro che può avere problematiche in fase acuta e in fase cronica. Qui in modo particolare si vede già all'interno dell'arteria polmonare la presenza di un'ecostruttura verosimilmente riconducibile a un trombo ostruente. Quindi il ventricolo destro in acuto va in afterload mismatch. Adesso vi parlerò di una delle regole standard che vengono utilizzate in umana e che in alcuni casi di forme acute sono reali, mentre nelle forme croniche assolutamente no, perché il ventricolo destro è in grado di recuperare la funzione contrattile, si sviluppa allo strato medio e inizia quindi a trasformarsi in un ventricolo sinistro. Vedete una cosa importante che si ha durante il tromboembolismo polmonare, si ha una diminuzione, soprattutto in fase acuta, una diminuzione carico dipendente dello strain che vedete risulta meno di 20, ma lo strain rate, quindi la contrattilità in realtà è mantenuta, cioè non si perde contrattilità, aumenta soltanto in acuto il post carico, il ventricolo destro nonostante si contragga non riesce perché non ha fibre sufficienti a combattere contro questa elevata pressione. Nell'uomo, nelle forme acute di tromboembolismo polmonare, si usa la regola del 60-60 o il segno del 60-60, che ha un'alta sensibilità ma una bassa specificità, ma tendenzialmente cosa indica? Che avete un gradiente diciamo, attraverso la tricuspide meno di 60 e avete un acceleration time che è meno di 60. Sapete che quando c'è ipertensione polmonare, il picco della polmonare diventa da meso a protosistolico e l'acceleration, il rapporto acceleration ejection, quindi accelerazione eiezione della polmonare, di solito diventa meno di 0,31. Questo vale per il cane. C'è un punto molto importante da valutare. Vedete che questo è un normale flusso con un tempo di accelerazione con picco mesosistolico, qui subentra l'ipertensione polmonare, quindi il picco qui in realtà è un flusso, diciamo, aortico, ma è giusto per farvi capire come in condizioni di ipertensione polmonare il flusso polmonare si trasforma in un flusso ad alta resistenza come questo, quindi con un picco protosistolico.
Quello che è importante da valutare è che quando c'è un'ipertensione, ad esempio come questa tipo 3, il classico West Highland, voi avete un aumento del tempo di accelerazione rispetto, scusate, una riduzione del tempo di accelerazione rispetto alla iniezione, con un rapporto accelerazione-iniezione meno di 0,31. Però vedete che il profilo è normale. Guardate quando avete invece un'ostruzione e qui vi aggiungo una cosa che può esservi utile. Vedete ad esempio in questo paziente che avete il picco protosistolico, quindi se fate il classico rapporto acceleration ejection è sicuramente meno di 0,31, ma avete il notch. C'è una cosa interessante che è da notare che vi può aiutare se non vedete trombi ben evidenti nelle arterie polmonari, vi permette di dire se il trombo è prossimale o se c'è più una patologia del letto distale. Ed è questo lavoro, vedete, se voi fate il rapporto tra la prima e la seconda fase e si dice quindi che è meno di 1 perché il notch è proto distolico. Questo vi indica che c'è un'ostruzione prossimale, esattamente come quella che vi ho fatto vedere qui. Infatti, questo era un paziente con un trombo prossimale in arteria polmonare. Questi sono pazienti che eventualmente possono essere sottoposti a terapia di estrazione del trombo oppure a terapia con tPA per scioglierlo e vanno differenziati invece ai pazienti che hanno un notch telesistolico come questo, quindi con un rapporto tra il primo e il secondo picco maggiore di 1. Questi sono ostruzioni distali o patologie del letto vascolare distale. Quindi, se troviamo un notch come questo, è poco probabile che dobbiamo metterci a cercare trombi prossimali, mentre se troviamo un notch come questo, dobbiamo sempre cercare trombi prossimali. Quindi, questo è un dato che secondo me vi può essere utile nella pratica clinica. Arriviamo a altre cause di ostruzione del tratto di efflusso e tecniche avanzate. Questo è un esempio di come noi, da quando abbiamo l'ultimo ecografo della GE, abbiamo praticamente la possibilità di studiare con la transesofagea e poi di ricostruire tridimensionalmente la valvola polmonare. Quindi vi permette di studiare le patologie ostruttive che danno sovraccarico pressorio. Per quanto riguarda poi lo studio della funzione sistolica, ci basiamo sui TAPSE, la fraction area change, l'S', strain e strain rate. Queste rimangono uguali. Ma guardate qui, pre e post valvuloplastica, si vede proprio la rottura con l'emorragia dei lembi e si vede quindi quanto, indipendentemente dalla pressione che otteniamo endocavitaria, ci mettiamo a studiare quanto abbiamo rotto i lembi e se dobbiamo rivalutare. Quindi questa è un'altra tecnica avanzata di studio delle patologie ostruttive del ventricolo destro. Addirittura, sempre con la stessa tecnica, possiamo ricostruire tridimensionalmente. Guardate, prima della valvuloplastica, questo è il vero orifizio sistolico da cui, diciamo, con i lembi fusi da cui passa il sangue prima. E vedete come invece i lembi si sono rotti e potete rivedere l'anatomia. Questo ovviamente è anche per metodiche mini-invasive, ma possono essere poi applicate per metodiche invece più di studio pre, ad esempio, cardiochirurgie. Questo è un esempio invece di un'altra patologia ostruttiva, sono le forme infundibolari. Sapete che quando l'ostruzione è medio ventricolare si parla più di ventricolo destro a doppia camera, meglio se è associato, come in questo caso, a un difetto nella camera superiore di un perimembranoso. Vedete che c'è ipertrofia solo della parete inferiore e della parete laterale, mentre la parete anteriore o il tratto di efflusso rimane non ipertrofico e forma la seconda camera che anzi a volte diventa aneurismatica. Qui vedete l'ostruzione a questo livello e qui si può studiare anche per queste patologie ostruttive. Vedete che qui c'è un sovraccarico pressorio ma senza sincronia di contrazione con un normale strain. Vedete che i segmenti sono sincroni, indicano che questo paziente ha ancora una funzione sistolica mantenuta. Poi lo vediamo meglio con lo strain rate, che ti dirà ancora di più senza le condizioni di carico presenti, se è un ventricolo ancora normalmente funzionante. Infatti, guardate questo strain rate che addirittura arriva a valori superiori a 6, quindi è perfettamente normale.
Qui è l'esempio, un'altra tecnica che si usa. Noi, nonostante ci sia adesso l'avvento di molte tecniche, diciamo, ecocardiografiche, ma l'angiografia è ancora utile. Guardate come vi fa vedere bene: questo è l'apice del ventricolo destro. Qui vedete l'ostruzione medio-ventricolare, la camera superiore, quindi che stiamo parlando del tratto di efflusso del ventricolo destro, e poi qui sopra c'è l'arteria polmonare. Così noi sappiamo che a questo livello c'è l'ostruzione. Di solito è un cercine fibroso, per cui quello che noi facciamo, vedete, si va con questo catete, con questo palloncino che è il cutting balloon con le lame, si aprono le lame e poi si fa un movimento di va e vieni e si tagliano completamente il cercine fibroso. Poi si passa con un altro pallone ad alta pressione e si spacca completamente il cercine. Stiamo preparando una pubblicazione per questo tipo di tecnica, funziona molto bene. Ci sono solo alcune limitazioni che sono prevalete, qui si fa con l'alta pressione, ci sono delle limitazioni legate alla guida, che è una guida 0018 molto soft, e quando il ventricolo e l'atrio sono molto dilatati non ci permette al pallone, che invece è molto rigido, di fare questa curva, sia andando dal giugulare ma anche andando dalla femorale. In alcuni gatti o in alcuni cani non siamo riusciti, ma in 6, mi sembra 5 o 6, se non 7, siamo riusciti con annullamento del gradiente. Questo invece è un altro esempio di ventricolo, di ostruzioni del ventricolo destro. Vedete la spiccata ipertrofia. Più è ipertrofico, più vi indica che l'ostruzione era già presente durante la fase di sviluppo neonatale, in modo particolare se avete anche queste aree iperecogene subendocardiche, vi indicano che molto probabilmente è già neonatale, quindi già nella vita fetale era presente. Qui vedete che si intravede già la coronaria anomala, quindi che in realtà è un ostio comune da cui dall'ostio destro esce anche la coronaria sinistra che si sposta anteriormente e ostruisce l'efflusso. Qui lo vedete, questa è l'arteria polmonare, qui si intravede l'ostruzione di questa struttura tubulare che è la coronaria anomala che si porta tutto intorno al tratto di efflusso del ventricolo destro. Questo è un lavoro di Claudio che ha dimostrato che con la tridimensionale è possibile studiare in dettaglio la presenza, scusate, tridimensionale, la transesofagea, è possibile studiare il decorso delle arterie polmonari e rifare la ricostruzione poi anche 3D, come vi ho fatto vedere in precedenza. Passiamo adesso al sovraccarico volumetrico. Cosa succede? In questo caso abbiamo un'ipertrofia eccentrica con dilatazione del ventricolo destro, ugualmente fibrosi, vedete? Lo strain di solito vi ho già fatto vedere che rimane tendenzialmente anche in questi pazienti da normale ad aumentato e sincrono, e poi vedete come si trasforma la curva pressione-volume, diventa simile ai pazienti con insufficienza mitralica, quindi aumenta molto il volume, cambia molto la compliance. Ricordiamoci che il ventricolo destro, anche quando diventa sovraccaricato dal punto di vista volumetrico, perde la componente di compliance. Qui è una displasia della tricuspide, vedete che si vede il lembo settale e qui vedete il sovraccarico volumetrico. Questa è una forma lieve, guardate, questa è una forma grave, c'è un'ipercinesia dovuta alla riduzione del postcarico, perché guardate l'entità del rigurgito di questo paziente, per cui le corde tendine sono corte, si crea un'enorme, diciamo, riduzione del postcarico perché rimane praticamente la tricuspide aperta e quindi vedrete che lo strain e lo strain rate in questi pazienti rimangono normali. Vedete che anche il TAPS addirittura può aumentare, l'S' può aumentare e la fraction area change può aumentare proprio perché c'è questo sovraccarico volumetrico con normale funzione sistolica. Strain assolutamente sincroni con uno strain tendenzialmente normale o da aumentato e lo stesso si dice per lo strain rate. Quindi i sovraccarichi volumetrici portano a insufficienza cardiaca congestizia, ma solo tardivamente si arriva alla perdita anche di funzione sistolica. Questa è una displasia della tricuspide dopo intervento in estracorporea. Vedete
Qui è attaccata la pompa, qui è stato aperto l'atrio destro e qui vedete si ha praticamente si forma una sorta di anuloplastica che stringe l'anulus della tricuspide e avvicina i lembi. Ovvio che all'inizio il ventricolo destro crea dei problemi perché abbiamo un aumento improvviso del post-carico. A questo punto il ventricolo destro deve buttare il sangue in arteria polmonare e non più nella bassa pressione, nella camera a bassa pressione che è il ventricolo destro. Qui vedete altri esempi invece dove c'è la stenosi della valvola mitrale. Qui diventa una patologia prevalente del ventricolo, scusate, dell'atrio destro che si dilata enormemente, mentre il ventricolo destro rimane pressoché normale, quindi non va incontro né a sovraccarico volumetrico e tantomeno pressorio. Qui è una ricostruzione, guardate la visione che abbiamo dal ventricolo, si vede ogni tanto questa struttura tondeggiante che è proprio l'ostio stenotico della tricuspide. Questa può essere curata, ad esempio, vedete sempre la transesofagea con un'enorme dilatazione dell'atrio destro e vedete che c'è una mancata diciamo, non si riescono a separare i due lembi della valvola tricuspide. Qui siamo, in questa metodica di solito usiamo le tecniche mini-invasive come il pallone, la tecnica col pallone di Owens, si fa un rapporto 1-1 con la tricuspide, con l'anulus tricuspidale e si dilata. E qui vedete che ovviamente si riempie di più il ventricolo destro rispetto a prima, perché adesso c'è un passaggio di sangue, è ovvio che non si riesce ad aprire completamente, ma sicuramente perlomeno l'orifizio, in questo caso che era stenotico, è di più ampie dimensioni. Finiamo con le cardiopatie. Nelle cardiopatie abbiamo prevalentemente nel cane, come nell'uomo, la cardiopatia del ventricolo destro. Questa è caratterizzata da una sostituzione fibroadiposa, come vedete a questo livello, che va incontro a una disfunzione sistolica e a un sovraccarico volumetrico. Vedete che in questo caso si ha asincronia tra i segmenti del ventricolo destro e anche lo strain, a secondo dei segmenti interessati va incontro a una riduzione della contrattilità, come lo vedete a questo livello. Vedete la curva pressione-volume, tendenzialmente un enorme sovraccarico volumetrico con una riduzione del picco pressorio proprio perché si ha una riduzione della funzione contrattile. Qui sono alcuni esempi, in questo caso si vede la dilatazione del ventricolo destro con una ipocinesia della parete laterale, qui abbiamo riduzione del TAPSE, dell'S', della fraction area change, è importantissimo, fate questa frazione di accorciamento del tratto di efflusso del ventricolo destro, la potete prendere qui o inclinando meglio, mettendo l'aorta qui, prendete proprio, qui stiamo prendendo ancora la parete laterale, potete prendere anche la parete anteriore che di solito è quella più interessata e vedete che c'è scarsa differenza sistodiastolica del tratto di efflusso, quindi quando è meno di 40-50 potete sospettare una disfunzione sistolica. A questo poi ci associate ovviamente lo strain e lo strain rate. Lo strain vedete che c'è asincronia di contrazione dei segmenti, soprattutto tra i basali e gli apicali. Avete una riduzione dello strain globale che risulta ridotto e anche dello strain rate che può risultare ridotto. Ricordiamoci che la cardiopatia del ventricolo aritmogena del ventricolo destro non è solo una patologia del boxer, come abbiamo descritto noi come gruppo del bulldog inglese, ma ad esempio questo è un chihuahua di 8 anni in cui abbiamo sospettato questa patologia. Guardate, facendo tutto lo studio di cui vi ho parlato del ventricolo destro che durante tachicardia ventricolare a blocco di branca sinistro e quando si interrompe dopo terapia con amiodarone e lidocaina la tachicardia, guardate che ventricolo destro, quindi un ventricolo destro enormemente dilatato, ipocontrattile, con tutte le caratteristiche della patologia anche del boxer, simile a quella del boxer e del bulldog inglese. Vi ringrazio per l'attenzione, questi sono i miei contatti, sia mail che Instagram e del nostro gruppo di studio di aritmie, per chi di voi è interessato, potete iscrivervi direttamente. Grazie ancora e sono disponibile per le domande.
Grazie mille Roberto, sempre per l'interessante relazione. Ricordo a tutti i partecipanti che potete postare le vostre domande nella sessione Q&A. Nel frattempo Roberto, te ne ho girata una in chat, che è arrivata appunto sulla chat e non nella sessione. E ce n'è un'altra parimenti che ti faccio nel frattempo che hai il tempo di leggere questa. Ci chiedono differenza del ventricolo destro con displasia della tricuspide con insufficienza valvolare e displasia della tricuspide con stenosi valvolare. Allora, praticamente, come abbiamo visto dalle immagini che vi ho presentato, il ventricolo destro in corso di displasia della tricuspide con componente di insufficienza è un ventricolo destro tendenzialmente sovraccarico dal punto di vista volumetrico. Quindi abbiamo solitamente il TAPSE, la fraction area change, l'S' e lo strain che addirittura sono aumentati con una contrattilità che può rimanere normale. Viceversa, durante la stenosi della valvola, in presenza invece di stenosi della valvola tricuspide, quello che succede è che si ha invece la patologia più che altro a carico dell'atrio destro, quindi il ventricolo destro di solito è tendenzialmente ipoperfuso. Quello che può succedere poi, una volta che si apre la valvola, ad esempio con le tecniche che vi ho fatto vedere, a quel punto si può avere un ripristino delle condizioni di carico, però tendenzialmente per il ventricolo destro è una riduzione del precarico. Perfetto, un'altra domanda. Annalisa chiede quale tra gli indici di funzionalità del ventricolo destro è più utilizzato nel monitoraggio dei pazienti con ipertensione polmonare di tipo precapillare in terapia? Allora, questa è un'ottima domanda, nel senso che di solito noi usiamo tutti come marker, diciamo, di risposta al sildenafil la velocità del rigurgito tricuspidale. E sicuramente è un'idea indiretta del gradiente di conseguenza della pressione in arteria polmonare. Si può usare, ma quello che noi abbiamo notato è che utilizzando il sildenafil a dosi crescenti, soprattutto nelle forme tipo 1, ma anche nelle forme tipo 4, e abbiamo visto alcuni studi adesso anche per il tipo 3, però tendenzialmente quello che il sildenafil fa in acuto è che cambia anche la perfusione d'organo, perché non è che dilata solo le arteriole polmonari, ma dilata anche il distretto arteriolare sistemico, per cui quello che cambia per il paziente è che tendenzialmente cambia la perfusione, per cui clinicamente migliora, anche se poi voi andate a misurare il rigurgito tricuspidale non lo trovate diverso. Ricordiamoci anche che il rigurgito tricuspidale lo misuriamo sempre in condizioni di stress, quindi bisogna capire in condizioni di riposo dove il sildenafil magari riesce a lavorare meglio, quindi durante la giornata le pressioni polmonari sono ridotte. Quindi sicuramente usare il rigurgito tricuspidale e in seconda linea usare anche i parametri che vi ho detto, soprattutto di area fractional change, S', strain e strain rate. Ok, perfetto. Appunto, come ti dicevo, nella chat ti ho inserito, perché non vorrei pronunciare male il nome della sindrome, quindi la differenza ipertensione polmonare indotto arterioso pervio complicato dalla sindrome di. Islanger. Grazie Roberto. E il dotto arterioso pervio invece associato a ipertensione polmonare neonatale. Allora, questa è una situazione sempre un po' complessa. Noi abbiamo visto diversissimi, anche numericamente, molti casi di dotto arterioso pervio che nasce come sinistro-destro. E poi si sviluppa dovuta all'iperafflusso polmonare, l'ipertensione polmonare, però che si sviluppa durante la vita normale, insomma, mentre nell'ipertensione neonatale è una patologia del distretto vascolare che non, diciamo, il distretto vascolare polmonare neonatale non regredisce, quindi non si trasforma in quello della vita postnatale. Quindi che cosa succede? Inizialmente nella forma neonatale il ventricolo destro va incontro a scompenso per sovraccarico pressorio solo se lo shunt è di piccole dimensioni. Quindi se voi avete degli shunt, dei PDA piccoli,
può scompensarsi anche questa forma, se no, se il PDA è ampio, nella maggior parte dei casi sono pazienti che hanno quasi esclusivamente, ovvio che non è che non sia grave, cianosi differenziale, quindi nel distretto posteriore e policitemia. Questo è quello che succede. Mentre se invece ho un PDA sinistro-destro che poi si trasforma in destro-sinistro, questo di solito può portare a scompensi destri perché si combina l'ipertensione polmonare iniziale di tipo 2 a quella poi che si riporta a un tipo 1, quindi per patologie vascolari o come quella che noi chiamiamo combinata. Quindi sono due situazioni che a volte possono sembrare simili. Nella mia esperienza, la neonatale dipende molto dalle dimensioni dello shunt. Più lo shunt è grosso, meno è sintomatica dal punto di vista congestizio, più lo shunt invece è piccolo e anche questa può diventare sintomatica. Ok, perfetto, ti ringrazio Roberto. Se ci sono altre domande fra i partecipanti, perché non ne vedo alcuna, diamo un secondo di tempo. Ecco che ne è Eccoci qua, arrivata una. forse. Esatto, ne abbiamo un'altra. Utilità del segno di McConnell. Io stasera con l'inglese. Noi sicuramente non lo usiamo, tendenzialmente non è un parametro che noi usiamo, anche perché non è stato studiato nel cane, quindi tendenzialmente no, non lo usiamo. Ok, perfetto, non vedo altri quesiti per il momento, quindi avremo magari tempo anche nel corso dei successivi incontri dove avremo ancora il piacere di averti come relatore. Roberto, magari se c'è qualche cosa da recuperare, lo vedremo in Nei seguito. prossimi incontri, certo. Esatto, Il perché non prossimo quindi vedo verrà altri. effettuato da Manuela Perego, sarà Esatto. sui disturbi ipocinetici dilatativi. Poi invece con me ci rivedremo a dicembre e parleremo un po' di elettrocardiografia e quindi delle diagnosi differenziali delle tachicardie a corsie larghe. Grazie per Perfetto, essere mi hai così tolto le tanti, tanti parole di serata. bocca. Ok, ho Ok. fatto io. Hai fatto tutto tu, Roberto, Vado tutto moderatore. io, vado tutto io. No, esatto, io volevo solo dare un'informazione tecnica. Il 4 novembre, che ci vedremo appunto con la dottoressa Manuela Perego, per lo studio dei quadri ipocinetici dilatativi non familiari del cane e del gatto, e le iscrizioni, per questo secondo incontro saranno aperte da domani, quindi seguite, sia, i canali digitali CEVA sia i canali digitali UNISVET, perché vi invieremo il nuovo link, di registrazione. E ricordo nuovamente che da domani potete anche, scaricare l'attestato di partecipazione ad ogni incontro, mettendo poi voi il vostro nome. Ok, anche Raffaella ci ringrazia per l'interessantissima relazione. Io ringrazio nuovamente Roberto Santilli e auguro una buona continuazione di serata a tutti. Arrivederci. Arrivederci a tutti, buona serata.